primo momento si era parlato di un mondiale ad agosto, eravamo stati tratti in inganno, i precisini ci hanno subito fatto notare che eravamo stati intrappolati nel gioco delle date, anche se poi ci eravamo corretti, perché la correzione a volte sfugge, al contrario di quando si vuole essere precisi. Abbiamo poi corretto l'informazione, quindi collocazione standard luglio anche per il mondiale coreano. Ti avevo chiesto della staffetta maschile e dei cambi dal punto di vista tattico, al di là dell'inserimento di Orsi al posto di Nardini. Ne vuoi parlare adesso, che c'è un po' di tempo, sull'ingresso delle femminili dove non c'è l'Italia, oppure vuoi fare dopo? Ah, sai, l'Italia, se possibile, quando è possibile, cerca sempre di creare la formazione sul campo. E in questa occasione avevamo 5 atleti per i 100 stile libero e in mattinata si sono giocati il posto, è rimasto fuori Nardini. Diciamo che è stato preservato, è vero, Orsi, che quest'anno 100 stile libero non li aveva mai notati, almeno sotto gli occhi dei selezionatori, ma un tale passo, una tale condizione, una tale capacità interpretativa della vasca breve da essere considerato sempre il numero uno. Breve, non corta, o meglio corta e anche breve quando vogliamo per cambiare, come l'abbiamo battezzata noi da qualche settimana a questa parte, la vasca da 25. E dell'inversione tra Zazzeri e Miressi, seconda, quarta? Ma tatticamente quello non cambia assolutamente nulla, visto che i due atleti hanno dei personali in corta molto simili e anche delle caratteristiche, se vogliamo, non così diverse. Per cui è semplicemente un rimestare il tutto. Importante invece la conferma in prima frazione di Santo Condorelli, che ha fatto un ulteriore passo in avanti in questa competizione, però ancora lunga la strada per l'italiano che fu canadese, rientro al livello dell'Olimpiade del 2016. Prima però c'è da ragionare al femminile, e al femminile Stati Uniti tanta roba. Parte alta della vasca con la staffetta di Hong Kong e con quella giapponese, alla 1, alla 2, alla 3 la Russia, alla 6, 7, 8 Cina, Germania e Turchia, corsie centrali per Stati Uniti e Olanda. Mi soffermerei su queste due, poi se vuoi aggiungi qualcosa. Stati Uniti, Smolí, Gania, la Comerford e Dalia, Olanda, Bush, Emskerk, De Waard e Kromovi Jojo. E poi una Cina che magari è da non sottovalutare mai. No, senza dubbio una delle grandi potenze del nuoto, però stando all'ordine di partenza, con tutto rispetto per la coppia Emskerk e Kromovi Jojo, che probabilmente nessuno ha in questo momento, a meno delle nazioni schierate ora, le statunitensi hanno una squadra, una compattezza, un livello che le rende inavvicinabili. Ma ho già bruciato quest'inverno la staffetta veloce di non so quale gruppo, direi della polizia, che ha perso dall'esercito definendola invincibile. Adesso... per cui vediamo cosa riescono a fare le americane, che sono già a inseguire. No, queste però non credo che tu le possa bruciare, non si sa mai. Davanti c'è la Cina che si affida a Meng Wanzhou per quello che riguarda la prima frazione, per l'Olanda c'è Kim Bush, per gli Stati Uniti Olivia Smoliga. Stati Uniti che si riportano sotto, si veleggia verso il primo cambio in corsia numero 4, la Smoliga ha portato la staffetta se le strisce sulla stessa linea della Cina, che con Meng Wanzhou sta per dare il cambio in leggero vantaggio, in realtà 13 centesimi meglio degli Stati Uniti, poi la Russia, mentre l'Olanda paga dazio nella seconda parte di prima frazione di Kim Bush. Ora per le Orange c'è Femke Emskerk, per gli Stati Uniti Lian Yal a cercare di recuperare lo svantaggio nei confronti della Cina, che si affida a Juan Suan Yang. Beh, nelle sabbie mobili si sono infilate le americane, la Small League addirittura ha effettuato le ultime tre bracciate prima del tocco con una lentezza esasperante per calcolare in maniera precisa è l'arrivo, ma insomma siamo a stile libero. Olanda che sgasa pazzesca, qua. Pazzesca la Emskerk, pazzesca la Emskerk. Riesce a guadagnare un buon margine di vantaggio dopo aver sorpassato la Cina. C'è l'Olanda davanti, Stati Uniti come dicevi tu nelle sabbie mobili che adesso si trovano in terza posizione. Il cambio della Emskerk con Maike De Waard per gli Stati Uniti, in acqua Mallory Comerford per la Cina, Siouan Liu. E gli Stati Uniti che si mettono all'inseguimento dell'Olanda, un'Olanda che però ha sempre un ottimo margine di vantaggio, una Cina che invece in questa frazione sta calando parecchio rispetto a quanto di buono fatto nelle prime due.
Beh, break pesantissimo da parte degli olandesi, frazione fantastica di Femke Heemskerk che conferma, è vero, la sua fragilità nelle gare individuali, ma anche la sua incredibile capacità interpretativa delle staffette, l'esaltazione nella prova di gruppo. In ultima frazione per gli Stati Uniti ci sarà Kelsey Dalia, per l'Olanda Ranomi Kromowidjojo, e bisogna vedere di che Kromowidjojo si tratta, perché ora gli Stati Uniti stanno recuperando e parecchio nei confronti dell'Olanda. Buona la seconda parte di frazione di Mallory Comerford, oh, che arriva a velocità supersonica e guadagna quasi un secondo negli ultimi 15 metri nei confronti dell'Olanda, che si ritrova ad inseguire. De Vaart si è letteralmente impiantata, Kromowidjojo che oltretutto non ha certo effettuato il cambio più rapido della storia. Il vantaggio degli Stati Uniti permane, con Kelsey Dalia che questa mattina ha notato 51,2 in frazione lanciata. Mezzo secondo, ha recuperato tre decimi, quasi quattro. Ranomi Kromowidjojo, la Cina lotta per la terza posizione, davanti è lotta invece tra gli Stati Uniti e l'Olanda, tra Kelsey Dalia e Ranomi Kromowidjojo, con la Dalia che ora è nel mirino dell'olandese. Il margine però è confortante. Ranomi Kromowidjojo che spinge con le ultime bracciate, Stati Uniti sempre davanti, vediamo l'arrivo che premia gli Stati Uniti, 3:27.78 per la staffetta americana, che si salva per un pelo dal recupero dell'Olanda, con Ranomi Kromowidjojo e poi la Cina per la medaglia di bronzo. Questo è il podio della 4% stile libero femminile al mondiale di Hangzhou. Sorride e fa bene Kelsey Dalia, perché stava per essere acciuffata dalla Kromowidjojo, e soprattutto la staffetta statunitense deve dire grazie all'olandese De Vaart, che nei secondi 50 metri dei 100 della sua terza frazione praticamente stava andando con l'ancora a fondo, sembrava stesse trascinando qualcosa sul fondo della vasca, tanto andava piano rispetto ad una Comerford che in 15 metri le ha preso un secondo e due, era tre decimi, due decimi dietro, si è ritrovata nove decimi davanti al tocco. Ma è abbastanza raro vedere a questo livello nei 100 stile libero gente impantanarsi in quel modo. De Vaart che ha si è letteralmente bloccata, molto bello il particolare del cambio, questo era l'ultimo cambio, quindi quello tra la Comerford e Kelsey Dalia. Kelsey Dalia che abbiamo visto peraltro anche in Italia a Genova a gareggiare su livelli straordinari, che è riuscita in questa occasione nel compito tutt'altro che scontato di tener dietro una Ranomi Kromowidjojo. Un po' di attesa perché non hanno ancora ufficializzato tempi. Bisogna stare attenti ad eventuali squalifiche. Non ho avuto la percezione di cambi rapidissimi, perlomeno nelle prime. No, neanche infatti. Infatti c'è. Results 3:27.78 Stati Uniti, 3:28.02 Olanda, 3:30.92. Diamo i numeri in tutti i sensi per quello che riguarda il podio. E quindi gli Stati Uniti alla fine ce la fanno. La